riniziamo. Benvenuti a un'altra parte. Sto già registrando, chiudi il becco. Andiamo alla trottola. Scusa, tutti lo sapevano. Scusa, non lo sapevo. Davide, tu sei letto al porno. Che puoi tagliare un attimo questa parte? Davide, è letto al porno. Puoi tagliare un attimo questa parte? Non hai prova a sostegno di questa tesi. Vabbè, ci va a perdere. Sommiamo sto film. Ci va a perdere, che è meglio. Ma quello quel c'è Davide usando il canale Lethal Porno Kirby, ha scritto pure sul mio canale. Ha detto vieni a vedere a me che mi masturbo. Quello era quel procione del di Umberto. No, era Danibolo. Era un certo Danibolo. Come il patibolo. Ok, in pratica siamo arrivati al boss. È come il postrillo. Siamo arrivati al fottuto boss del secondo mondo. Cribbio, prendi le palle, prendi le palle. Chi è il secondo boss? Chi è? È quel tizio gigante Spike che ha la cosa, ha una specie di cannone. No, Cribbio. Mannaccia la mignotta. Mannaccia la mignotta. È generico. Mannaccia la mignotta, mi hai capito? È come se esistesse una sola. Vai! Ma perché laga? Capito, mia! Ok, ok, abbiamo levato un blocco, salute. Ma che cazzo fa? Mi scassa le palle. Ragazzi, questo mi scassa le palle. Scassa le palle. Ma perché laga? Ma perché laga? Perché anche a me sta laggando. Ah, ma perché mica stai giocando? Sì, sto giocando a Modern Warfare 2 online. Perché non registri un video di merda così tutti vedono che sei un nub e non sai sparare? No, perché sarei troppo forte e sarebbe brutto. Vaffanculo. Sì, proprio forte. Sarebbe troppo traumatico. Dire puttanate. Vi dico la dura e cruda verità. Le mucche morte! Le mucche morte! Le vacche impure! Le vacche impure, le vacche impure! No! Eh no, l'ho preso in culo. Ma l'hai vinto il camper? No, fortunatamente. Ma ancora? La puttana di tua sorella! Eh no, l'ho preso nello straculo. Ormai è una cosa che la uso ovunque questa frase, pure all'università. L'abbiamo preso nello straculo. Ma perché è una frase troppo bella? Ma porca troia! Mi ha ucciso una. Che schifo! Mi ha ucciso una a livello 1! No, 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 fregna! Ok, beccato. Ho appena visto la parte della zucca di Medieval. La parte della zucca. Ho visto la parte del battello. Vaffanculo, te la parte. Della... No, prendi il gemma, prendi la gemma, incula il bastardo, anche inculato. Sto boss vale quanto una sega di Federico Safina. Ma no, vale. Non vale niente. Ma si chiamava Alessandro Safina. Allora, in realtà ha due nomi. Federico Alessandro, dipende da come ti gira. In realtà lui si iscrisse a Skype, però non si ricordava come si chiamava, allora mise Alessandro. O forse aveva paura che un pedofilo lo sì, quale pedofilo te un coraggio? Quale pedofilo ha il coraggio di stuprare Federico Safina? Ma deve avere un cuore d'oro, Coraggio. Posso dire che History Games è un gran figlio di puttana di buona madre? Ma dai, guardati l'ultima parte, guarda cosa dice Federico Safina su History Games. Guardati l'ultima... Aspetta. History Games muore di cancro. Pensa che persino Federico Safina l'ha preso per il culo nell'ultima parte. Ha detto Monique 68. Si mi sta sul cazzo in una maniera assurda. Quel forever melon di merda. Che poi l'altro E abbiamo battuto questo boss del cazzo. Ritorno a casa del lago della sera. Chi cazzo c'è mai andato? Ritorno. Ma perché tu ci sei andato al lago della sera? No. Al lago della Senna. Vabbè, arriva questa zoccola in pratica. Ascoltami, drago. Spyro, ora sono seria. La maga ti vuole tenere tutto per te. E se ti prende, credimi, è meglio che tu non sappia perdere la virginità. Quali sono le sue intenzioni? Guarda, certo, prometto. Io stavo coperto e lui col quickscope mi uccide. Guarda, io a Callo di Juarez ho provato di tutto online. C'è gente che usa i bug e si nasconde dietro i muri. Ah, comunque, la parte sarebbe finita qua.